La città di Piazza Armerina si caratterizza, come tutti i centri grandi e piccoli della nostra isola, per particolari celebrazioni durante la Settimana Santa. Delle tradizioni pasquali piazzesi ci hanno raccontato Monsignor Antonino Scarcione, preposto del capitolo della Cattedrale Maria Santissima delle Vittorie, e Don Alessio Aira, parroco della Cattedrale di Piazza Armerina. Qui a Piazza Armerina abbiamo i due momenti, uno in chiesa, in particolare nel Duomo, nella cattedrale di Piazza Armerina, con la discesa del telo che copre l'altare maggiore al momento che segna la morte di Gesù e la sua sepoltura. La stessa tela poi sarà innalzata al canto del Gloria, esattamente nella risurrezione del Signore per la Pasqua. L'altro momento è quello che caratterizza la città attorno alla chiesa del Crocifisso, dove c'è Gesù che viene portato dai confrati in processione all'interno della città. C'è contemporaneamente l'urna del Cristo morto che viene portato dalle donne invece. Animano tutti i componenti del coro dei lamentatori. Le parole sono un pochino modificate, ma ricalcano lo Stabat Mater in latino, che è una descrizione delle varie tappe del Calvario, la cui drammatizzazione lungo i secoli, ma in modo particolare nel Medioevo, ha dato origine al dramma sacro e a seguire anche l'attività teatrale e letteraria della nostra cultura e della nostra tradizione. Io faccio gli auguri a tutti i telespettatori. Nel tardo pomeriggio del Giovedì Santo è avvenuta la messa con cui ha preso avvio il Triduo Pasquale. Si è così entrati in quelli che sono i giorni più importanti dell'anno liturgico per la comunità cattolica, che rivive ogni anno i misteri cruciali della vita di Gesù, la sua passione, morte e resurrezione, attraverso i quali Gesù ci ha comunicato l'infinito amore di Dio per noi. La comunità credente, convocata più volte nell'ascolto della parola e attraverso una ritualità ricchissima, vuole appunto raccontare al mondo la bellezza dell'amore di Dio per noi, che non ha esitato a donare il suo figlio e questo figlio a spalancare per noi le braccia sulla croce. Da parte della nostra comunità parrocchiale, gli auguri più affettuosi di una santa Pasqua di risurrezione, che sia davvero risurrezione nell'incontro vero con la persona viva di Gesù, che è viva e vive nel nostro cuore e nella nostra comunità. E auguri di risurrezione affinché la Pasqua possa davvero convertirci alla fraternità, all'amore sincero tra di noi, e a vivere questa vita davvero con gusto, con gioia, con serenità, come servizio appassionato al nostro prossimo e come possibilità di anticipare già qui in terra il paradiso, l'incontro con Gesù. Auguri di buona Pasqua.